buonasera a tutti, e grazie all'amministrazione di Sant'Orso per l'invito. Sono Davide Sabbadin, sono responsabile di energia di Lega Ambiente Veneto, faccio parte del direttivo nazionale di Lega Ambiente e seguo i temi dell'energia a livello internazionale per Lega Ambiente, insomma alcuni specifici temi. Faccio i complimenti per questo bellissimo progetto di formazione, devo dire che con dei nomi anche di veramente molto, molto in gamba, di gente molto, molto competente, e anche per il progetto che seguite, insomma, perché devo dire che non so se lo interessa, a me interessa sicuramente. Se fate la serata pubblica, vengo io alla serata per capire cosa fanno questi altri comuni di applicazione del PAES, perché cosa si fa in applicazione del PAES è il grande punto di domanda, no? In realtà di tutti i PAES. Devo dire che già il fatto che facciate varie serate di applicazione, di studio, di indagine, siete sicuramente tra i comuni top da questo punto di vista, perché di solito molti comuni fanno il PAES, spesso non fanno neanche le serate prima del PAES per costruire il PAES, o se per non parlare del dopo il PAES, ecco. Quindi questo è un grande punto di domanda, insomma, è un punto debole, ecco, dei PAES italiani. Invece devo dire sicuramente siete molto molto attivi e molto, molto sul pezzo, per usare un termine tecnico. E mi è stato chiesto questa sera di farvi una panoramica di che cosa fanno o possono fare i cittadini per attivarsi in campo non strettamente energetico, ma prevalentemente energetico, a valle di quello che è il percorso, che è quello del PAES, appunto, che però sapete, ne avete già parlato nelle altre serate, io ho fatto i compiti, mi sono guardato i video, quindi so di cosa avete parlato, e avete visto che il PAES in realtà si concentra molto necessariamente e gioco forza sulle strutture comunali e su quello che può fare direttamente l'amministrazione su quanto è di sua proprietà o sui grandi proprietari, grandi utenze energetiche del territorio, ma questo ricopre una piccola percentuale dei consumi e quindi le emissioni del territorio di Sant'Orso, ma vale per qualsiasi altro comune. La gran parte delle emissioni e dei consumi vengono dalla cittadinanza, quindi la difficoltà dei PAES è attivare poi la cittadinanza su azioni concrete che portino un beneficio collettivo alla comunità, ma anche un beneficio di solito ovviamente percepito anche per il singolo, insomma. E quindi io che mi sono occupato lungamente per Lega Ambiente in giro per l'Italia di, in particolar modo, di gruppi di acquisto solari, ma anche di cooperative, ho studiato un po' le cooperative energetiche e di altre modalità, insomma, di intervento in quello che potremmo, che io chiamo Green Community Procurement, cioè una, diciamo, costruire percorsi per cui si arriva a fornire tecnologie o servizi ai cittadini, alla comunità, okay, attraverso percorsi partecipati dalla comunità. La cosa di cui parleremo stasera, io mi soffermerò particolarmente su come abbiamo lavorato noi di Lega Ambiente, tra l'altro c'è anche il circolo di Lega Ambiente per locale che è presente, che saluto, insomma. Noi abbiamo lavorato sempre con percorsi partecipati. La caratteristica nostra era che i gruppi di acquisto che abbiamo fatto noi erano gruppi di acquisto in cui i protagonisti, i decisori, erno comunque chi aderiva al gruppo di acquisto, quindi i cittadini che poi alla fine andavano a fare un cambiamento a casa propria, ecco. Bene, insomma, ecco, intanto l'importanza di attivarsi. Avevo chiamato questa serata partecipazione perché partecipare è un pezzo della storia. Discutere è bellissimo, è importantissimo, arrivare a decisioni comuni è difficile, faticoso, ma anche da soddisfazione, ma la cosa fondamentale è che alla fine della questione ci si attivi per fare qualcosa di concreto che vada a fare un passo anche piccolo, ma nella direzione auspicata, che è quella del cambiamento che ci serve per contrastare i cambiamenti climatici. Quindi attivarsi, faccio un quadro, un brevissimo preambolo, perché ne avete fatti già tanti in altre serate. In questo paese disastrato in cui noi ci troviamo a vivere, sono successe alcune cose negli ultimi anni, insomma, i telegiornali ci parlano soprattutto di cose negative, ma ci sono successe alcune macro eventi, diciamo, che hanno un po' del miracoloso da un certo punto di vista, sapendo da che parte siamo partiti. Intanto, per esempio, gran parte del territorio italiano ha superato il 50% di raccolta differenziata, con picchi massimi proprio in Veneto, ma anche in Campania, per la verità. Per esempio, la gran parte della Campania è a livelli di eccellenza per raccolta differenziata, molti non lo sanno, ma l'eccezione dell'area, appunto, della Terra dei Fuochi di Napoli, tutto il resto della Campania è sopra il 60% di raccolta differenziata. E anche il Veneto, in realtà, in grandissima parte, ha fatto salvi i grandi capoluoghi,
che hanno delle problematiche specifiche, prevalentemente di carattere politico, non di carattere tecnico, insomma, così è. E in gran parte del Veneto noi siamo ben oltre le medie europee, cioè il Veneto potrebbe avere molto da insegnare su come gestiscono i rifiuti alla Svezia, per capirci, o alla Danimarca. Penso che avranno molto da imparare quando andranno giù per capire come viene gestita la questione dei rifiuti in Veneto anche nel vostro futuro progetto. In Italia in generale diciamo abbiamo tutti i casi più disastrosi, i casi migliori, diciamo così, le worst practice e le best practice, si dice in inglese, nel campo dei rifiuti a livello forse mondiale. Però insomma questo piccolo, se voi vi ricordate quando eravamo 20 anni fa, 30 anni fa, quando si cominciava a parlare di raccolta differenziata, nessuno ci credeva che siamo mai arrivati a risultati di questo tipo qua, invece ci siamo arrivati, seppur ci limitiamo al rifiuto urbano, che è una piccola parte dei rifiuti, ma comunque. E poi l'altra cosa che è successo è che quasi il 40% dell'energia prodotta, l'energia elettrica prodotta in questo paese, che è un grande paese industriale, il secondo più grande importante paese industriale d'Europa, è fatta da fonti rinnovabili. Se io andavo a scuola, alle scuole medie e superiori mi dicevano che il 10% circa di energia veniva da fonte rinnovabile, idroelettrico e un po' di geotermico in Toscana, nessuno fino anche 10 anni fa avrebbe mai scommesso su una cosa del genere. Chiunque l'avesse detto sarebbe stato preso o per pazzo o per il solito ambientalista utopista, e invece questa cosa è una cosa di realtà che ha cambiato radicalmente tutti i piani industriali di Enel, dei grandi produttori di energia a livello nazionale e internazionale. Queste due storie, oppure un altro caso che ho portato, che le detrazioni del 65%, quelle per l'efficienza energetica, solo nel 2013 per esempio hanno coinvolto 360.000 nuclei familiari in Italia. Sono tanti, 300, vuol dire 1 milione di persone, 4 persone a famiglia, vuol dire che 1 milione di persone hanno avuto contatto diretto, hanno beneficiato di un intervento di efficientamento energetico che ha avuto uno sgravio fiscale, ok? E negli altri anni precedenti erano 200.000, 250.000, 300.000 persone, cioè milioni di persone hanno avuto contatto con questo, e altri milioni di persone hanno avuto contatto con la realtà delle energie rinnovabili. In Veneto sono 100.000 impianti, in giro per l'Italia sono molti di più. Abbiamo quindi milioni di persone che hanno fatto interventi di risparmio energetico o di efficienza energetica o di energie rinnovabili. Che cosa hanno in comune questi traguardi? Sono stati ottenuti grazie all'impegno coordinato di milioni di persone, cioè sono il risultato di milioni di piccoli gesti. La somma di questo piccolo preambolo che chiudo qui è che la storia recente del nostro paese ci dimostra che la frase "tanto non serve a niente" è una frase che non è giusta, perché noi abbiamo smosso montagne, abbiamo fatto dei dati macroeconomici incredibili studiati all'estero, ok, attraverso una modalità semplice che è faccio qualcosa in prima persona, ok? Siamo stati aiutati da strumenti, da direttive europee, da strumenti nazionali di incentivazione che in questo momento il governo sta cercando in qualche maniera di tirare, insomma, cioè, ci sono dei problemi, ma ci sono ancora e sono ancora molto utili e molto validi. Avrete una serata su questa cosa qui, io oggi non mi dilungherò sulla parte di business plan, come si rientra, non si rientra la fotovoltaica o altre cose, magari se non su domande specifiche eccetera, perché avrete una serata dedicata a questa cosa qui. Però ci siamo aiutati, abbiamo fatto degli investimenti che sono stati utili alla popolazione italiana. Vi ricordo che tutti i soldi che vi dà lo Stato attraverso gli sgravi fiscali, ok, o che attraverso il conto termico, sono soldi che lo Stato vi dà in maniera intelligente, perché se ne spende uno gli rientrano tre, ok? Perché l'Enea ci dice che questi soldi, gli sgravi fiscali del 65%, ok, generano economia, emersione dal nero e quindi rientro in termini di fiscali per lo Stato molto di più di quanto non costino, e in tempi molto brevi. Quindi non sono cose che costano lo Stato, sono cose che generano economia, creano un'economia locale, soprattutto sul territorio, investimenti, e questa è una cosa da ricordare quando andiamo a parlare poi degli strumenti che possiamo mettere in campo quando ci attiviamo localmente. Un ultimo esempio che vi faccio è: io mi occupo professionalmente di efficienza energetica e etichette energetiche della normativa a Bruxelles. In questi ultimi 10 anni
Abbiamo avuto delle normative che hanno cambiato l'efficienza energetica, per esempio, delle lavastoviglie, dei frigoriferi, delle lavatrici, delle lampadine, che non sono più quelle incandescenza, sono quelle compatte oppure quelle a LED, eccetera, eccetera. Queste normative, una si chiama Eco Design, che fa gli standard, e l'altra è l'etichetta energetica, che in base a quegli standard crea le classe A, classe B, A++, B, C, D, colorate che conosciamo tutti. Questa roba qui da sola vale, a 2020 varrà circa 79 miliardi di euro all'anno di risparmi energetici per i cittadini europei, ok? E corrisponde circa a 2020 al 40% del target di efficienza energetica. Cos'è questa caratteristica? Questo elemento? L'elemento è, che vi ho portato, è un elemento di, come dire, di contributo inconscio che abbiamo avuto, perché in questi ultimi 10 anni, se vi si è rotta la lavatrice, il frigorifero, la lavastoviglie, avete comprato qualcosa che avete trovato sul mercato o al negozio di elettrodomestici, senza sapere avete comprato una cosa che ha fatto un'azione di efficienza energetica rispetto a quello che c'era prima, ok? Quindi insieme, semplicemente cambiando quello che si rompeva, abbiamo risparmiato un sacco di energia elettrica, ok? E ne risparmieremo tantissima. Ed è una norma che non costa niente allo Stato, okay? Ciò nonostante in questo momento è sotto forte attacco da parte degli euroscettici e la Presidente dell'Unione Europea, Juncker, sta cercando di boicottarla, ecco. Equivale a spegnere 200 stazioni, 200 centrali di medie dimensioni a carbone o fossile. Allora, passando alla fase, quindi questo per darvi l'idea che effettivamente insieme si possono fare tante cose, si possono muovere in montagna a livello nazionale e a livello internazionale. Buone pratiche dell'energia. Questa sera parleremo di acquisto di energia verde, cooperative energetiche, gruppo di acquisti solare o altra tecnologia rinnovabile o di efficienza energetica, mobilità sostenibile individuale, mobilità sostenibile collettiva e rifiuti e contenuti, vedete una cosa specifica che qui accennerò. Allora, partiamo da cosa posso fare seduto al computer a casa mia, cioè cosa posso fare di minima fatica zero. Io ho fatto due esempi concreti che hanno a che fare un po' col territorio locale. Esistono alcune aziende che vendono energia elettrica sul mercato certificata rinnovabile. Io qui non ho messo nomi, poi se volete vi farò anche i nomi. Dopo faccio anche i nomi. Non è la IEM, lo dico subito, non è la IEM, ecco, tanto per cominciare. Perché comprare energia verde al posto di quella sporca della sporca? Che ha un mix che è necessariamente 60% sporca e 40% pulita, perché il mix nazionale è quello lì. Perché non comprare energia verde certificata e non energia indistinta? Perché la domanda di energia verde certificata spinge e stimola l'offerta di energia verde certificata. Se io sono un'azienda che posso investire in una direzione o in un'altra, perché dovrei investire su una cosa che la gente non mi chiede? La domanda crea l'offerta. Lo so perché adesso non vi entro in questioni tecniche, ma insomma la cosa è un po' seguita, e anche chi produce solo energia verde, in realtà perché magari ha solo centrali idroelettriche, mi dice perché devo spendere dei soldi per certificarla, perché per fare le cose serie, se la gente non me lo chiede, no? In realtà, tra l'altro, vi stupireste di scoprire che in alcuni casi si risparmia anche, insomma, a comprare energia verde. Non è sempre detto. Perché come funziona? Faccio un brevissimo excursus. Su come si capisce se un contratto elettrico mi conviene o non mi conviene. C'è una cosa che si chiama scheda di comparabilità, che ogni volta che qualcuno vi offre un contratto di cambiare fornitore elettrico o del gas, okay, vi deve fornire per legge, okay? Ed è comunque scaricabile dal sito, ci deve essere un sito internet in cui c'è questa offerta, quale che sia il signore che bussa alla porta, quell'azienda deve avere un sito internet con un'offerta dove c'è una scheda di comparabilità che io posso scaricare. Che cosa dice questa scheda di comparabilità? Questa scheda dice per profilo di utenza, quindi per tipologia di se consumo poco corrente, tanta corrente o media consumo corrente, quindi sono 1800 kWh, 3000 kWh e 4500 kWh all'anno, sono consumi che più o meno corrispondono a poco, medio o tanto, e in colonne se consumo tanto nelle ore di picco, mix oppure tanto nelle ore serali, ok, o la domenica, quindi fuori picco, in base a dove io mi ubico come famiglia, vado a vedere quanto mi costerebbe la bolletta media con quei kilowatt con la tariffa che il signore mi sta offrendo.
di fianco c'è il costo per la stessa identica situazione che pagherei con la tariffa di regime di massima tutela, cioè il costo statale, diciamo, della corrente che fissa lo Stato. E lì vedo subito se mi conviene o non mi conviene. Tutto il resto di materiale che mi viene dato non serve a niente. Quello è il documento ufficiale sulla base del quale si calcola, quello perché poi da quello si aggiungono le tasse, ma quello è il documento ufficiale sulla base del quale si calcola se un'offerta che mi viene data è conveniente o non è conveniente. Okay? Quindi verificate che questa cosa qui è una cosa interessante. Io personalmente sono appunto da diversi anni con un'azienda che fa appunto solo energia rinnovabile certificata, risparmio qualche soldino, e non cambia niente, cioè non è che qui mi chiedo, ma rimango senza corrente, mi stacca una corrente, cosa succede? E se c'è il pannello solare fotovoltaico posso fare la stessa? Sì, si può fare tutto, cioè, si può fare sia che si abbia il pannello e ovviamente non si cambia corrente. Qua si firma il contratto prima online, poi te lo mando, lo firmi, lo mando su, eccetera, con documenti, eccetera, oppure fisicamente se c'è un negozio di questo posto vai e fai. E dopo un mese, quando prendono in carico l'utenza, ti mandano un SMS e dicono: bene, da oggi la sua utenza passa sotto la nostra azienda, arriva la vecchia azienda, ti manda con guaglio, la nuova azienda ti manda, ti dice dopo 2 mesi ti manderà, o dopo un mese ti manderà la sua prima bolletta. E è interessante ragionare anche di scenari, cioè si potrebbe immaginare che se questo fosse un lavoro, non so se il comune di Sant'Orso acquista energia certificata verde o no, insomma, ecco. Però ragionare di o se può cambiare, tra l'altro, se dovesse qualcuno fosse, perché tante volte non si è, insomma. Ragionare di, non so, ci sono 100 famiglie a Sant'Orso che vogliono passare l'energia verde, chiediamo a 2 o 3 aziende che offrono, no, chiediamo cosa vogliamo, che tipo di energia verde, chiediamo delle offerte specifiche, oppure che semplicemente siamo in 20-10, ognuno va e si va e si fa la sua scelta. Sono 2 o 3 aziende che fanno energia verde in Italia, serie, insomma, ecco, quindi non tantissime. Una è qui, tra l'altro, qui vicino. Tutte e 2. No, vabbè, insomma, la GSM di Verona ha un contratto specifico green, che sono abbastanza seri, devo dire, anzi sono seri. E l'altra, che è quella che ho io e che sinceramente mi sento di consigliare, è Trenta, l'azienda del Trentino sostanzialmente, che ha le prese elettriche, fa un solo idroelettrico e sono qui sul, e sono anche tra l'altro controllo pubblico, quindi di parte controllo pubblico, e loro hanno appunto questa offerta di energia verde certificata. Trenta ha vinto anche la gara di altro consumo, quindi insomma è stata giudicata anche un'azienda solida, grande, eccetera, e molto economica, insomma. Che cosa sono invece le cooperative energetiche? Un passo in più. Mettiamo che io, per esempio, a casa mia di nuovo, quando mi muovo, scusate, mi muovo quando cammino perché, quando parlo perché faccio un po' fatica da te. Mettiamo che io, per esempio, sono a casa e sono in affitto, quindi non posso mettere fotovoltaico, termico, oppure pianifico, penso che fra 2 o 3 anni cambierò casa perché mi è nato un figlio e comprerò una casa più grande, oppure voglio andare a vivere fuori, cioè, quindi non starò tanto nella casa dove sto, quindi non metto i pannelli perché sto con me. Oppure abito in un condominio e il condominio mi dà il permesso, oppure ancora ho la casa che è esposta a nord, ho l'albero grande che non voglio tagliare, quindi non c'è sole sul tetto. Sono ricado nella categoria delle persone che non può accedere all'energia solare per i vari motivi. Cosa posso fare? Posso comprarmi un pezzettino di cooperativa, di un impianto solare cooperativo, okay, che sia fatto altrove, e attraverso la bolletta trovarmi scontata la bolletta o azzerata la bolletta in base a quanti pezzettini di solare che io compro in quella realtà. In Veneto siamo un po' all'avanguardia anche in queste cose qui, ci sono 2 o 3 esperienze di cooperative solari, la più recente e più dinamica è a Verona, si chiama, ci sono 2 cooperative, si chiama Energy Land, hanno fatto l'impianto nei Lessini, partecipato dai cittadini della zona, e l'altra, la cooperativa, l'azienda che gestisce, diciamo, la parte cooperativa che ti manda le bollette, che ti fa le riunioni dei soci, che c'è. Complicata sta cosa, vi assicuro, si chiama 4Green, ha creato un'altra azienda, un'altra cooperativa, si chiama We4Green, che hanno preso una masseria solare, si chiama il progetto, un impianto fotovoltaico su discarica, quindi esaurito, un terreno non potevi farci niente altro, a Lecce, l'hanno comprato, l'hanno preso da incarico e
hanno fatto una cooperativa popolare, insomma, stanno cercando di raccogliere 150 persone, 120 persone, sono ancora diverse quote. Quella è una cosa molto interessante. Io, se uno più o meno compro il kilowatt, quanto lo comprerei per mettere sul mio tetto? Costa 1500 euro, 1500 euro kilowatt, non ricordo bene, e mi rende esattamente più o meno economicamente quello che mi renderebbe se stesso sul mio tetto. Quindi, diciamo, vado, la cosa bella è che vado a scontare sulla bolletta. Questo è un elemento interessante perché tra l'altro non ci pago le tasse e va incontro, diciamo, a tutti quelli che in questo momento non possono accedere a quella che è la, diciamo, grande rivoluzione energetica che ha coinvolto il nostro paese. Fino a qui, diciamo, questi sono due esempi di cose che si possono fare seduti al computer, ok? Adesso, che cosa faccio un passo in più? Mi immagino di mettermi in gioco e di andare a partecipare a serate pubbliche, a riunioni, a discutere e a costruire qualche cosa. Che cosa posso costruire per uscire dalla casa e lavorare in gruppo, in comunità? Posso fare un gruppo d'acquisto, ok? E qui entriamo, diciamo, più nello specifico che conosco bene, e che sono gruppi d'acquisto solare, ma non sono, insomma, mi sono occupato di gruppi d'acquisto solare, ho fatto gruppi d'acquisto di pellet, ho fatto gruppi d'acquisto di condizionatori a pompa di calore, di scaldacqua a pompa di calore e basta. E mi piacerebbe farne anche degli altri, di altri tipi, se ci sarà il modo, l'occasione più avanti. Intanto, che cosa aspettarsi da un gruppo di acquisto? Quali sono le differenze tra i vari tipi di acquisto? Quali sono i passi che si fanno per costituire e portare a termine un gruppo di acquisto? Quali sono le tecnologie che possono essere acquistate in gruppo d'acquisto e quali no? E altri aspetti, banche, assicurazioni. Allora, cosa aspettarsi? Un gruppo d'acquisto è tanto più conveniente quanto più nuova e costosa la tecnologia. Tipicamente, fare un gruppo d'acquisto su un prodotto, per esempio, il massimo della difficoltà è fare sul pellet. Perché? Perché è un prodotto a bassissimo valore aggiunto, di grandi quantità, dove tu spunti una differenza di prezzo che può anche essere consistente, ma tutto sommato non è enorme, per capirci. Invece di spendere 600 euro per un'annata termica, posso spendere 500 o 540, 530, ok? Ma a fronte del fatto che devo avere tanta gente e una logistica non indifferente, devo portarmi 3-4 tir di roba, quindi devo uno spazio dove scaricare 3-4 tir, la gente deve venire a prendere, cioè, quindi c'è del lavoro anche dietro, e non da poco. Però voglio dire, uno 100 euro in meno, 100 euro in più, una famiglia può anche, magari una famiglia che ha difficoltà economica, può fare la differenza, e perché no? No? E quindi comunque potrebbe aver senso fare una cosa del genere. I primi anni facevano il fotovoltaico quando costava 8.000 euro al kilowatt di picco, cioè portare a casa un risparmio di 2.000 euro sul kilowatt era un sacco di soldi, insomma. Adesso costa 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 al kilowatt di picco, insomma, evidentemente i margini di risparmio sono inferiori. Magari in questo caso qui, in un gruppo d'acquisto, è più lecito aspettarsi che a parità di prezzo tu possa portare a casa dei servizi aggiuntivi o della qualità maggiore rispetto, più che risparmiare quei 200-300 euro, insomma. E quindi i prezzi e gli obiettivi che ci si pone dipendono moltissimo dalla tecnologia e dipendono dalla che si sceglie di acquistare, e dipendono anche, altra regola fondamentale, da quanta gente partecipa. Perché dovete sapere che le ore di lavoro e il costo di realizzazione di un gruppo di lavoro è lo stesso, di un gruppo di acquisto, è lo stesso che ci partecipano 5 persone o 500 persone, più o meno, insomma, un po' che differenza, ma insomma, o diciamo 50 o 80 persone, ok? La differenza è che se partecipano 5 persone è un flop, se ci partecipano 80 persone è un bel successo, ok? Per una comunità come San Torso sarebbe un bel numero, ok? Anche perché, poi vedremo nel dettaglio, più gente partecipa e più è più facile che ci siano degli sconti considerevoli, insomma, ecco. senza volumi, okay, non c'è economicità di scala, insomma, ecco. Quindi il gruppo d'acquisto comporta lavoro, comporta riunioni, comporta decisioni, comporta documenti, comporta sbattimento, telefonate, contratti, procedure, insomma, ecco. Quindi, ce ne sono di altri tipi, auto-organizzati, assistiti, poi vedremo, insomma, però c'è sempre del lavoro da fare, non nasce da solo.
Inoltre, un'altra cosa importante da capire è che il gruppo fa un lavoro, il gruppo d'acquisto, ma poi i contratti e la responsabilità è personale. Cioè sono io che alla fine firmo un contratto con un'azienda che mi vende un pannello, una pompa di calore o altro, e tutte le responsabilità e la contrattualistica è di carattere personale con quell'azienda, ok? Come se l'avessi, che se fossi entrato in, come se fossi entrato in un negozio di quell'azienda e avessi io personalmente, a titolo personale, fatto un contratto. E quindi non è che poi il gruppo ha delle responsabilità se questo si viene fuori che l'azienda Pinco Panco è in realtà posseduta da Totorina, non sapevamo, che scappa con la cassa, eccetera. Il gruppo è una cosa che facilita, agevole, mette il coltello dalla parte dell'utente, del cliente, del cittadino, ok? Chiamiamolo come volete, dell'attore, diciamo, del cambiamento sociale, ma poi sparisce, poi si chiude, diciamo, l'esperienza del gruppo. Okay? Quindi è una cosa temporanea e poi la responsabilità giuridica e economica è sempre in capo solamente al cittadino. Anche l'amministrazione comunale può favorire, favorisce, agevola il gruppo, ma nulla ha a che vedere con la normativa che la contrattualistica che poi si sviluppa, insomma. La responsabilità è personale. Non sono tutti uguali i gruppi d'acquisto, per esempio ci sono tante volte in questi anni in cui c'è stato un po' un auge di gruppi d'acquisto, c'erano aziende che promuovevano gruppi d'acquisto, in realtà non erano altre che la serie io decido un prezzo iniziale, poi decido che se siete in 50, in 100 vi faccio un prezzo finale di sconto, se vi conviene bene, quello non è un gruppo d'acquisto, quello è una, o meglio, possiamo anche chiamarlo gruppo d'acquisto, insomma, però insomma è un gruppo di aficionados di quella marca, di quel modello, di quel prodotto, che va benissimo, ma insomma non è la nostra idea di gruppo d'acquisto. Ci sono gruppi che si dedicano solamente a una cosa, sono gruppi che facciamo solo fotovoltaico, la super auge del fotovoltaico. Noi, per scelta, come legalmente abbiamo sempre puntato al solare termico e anche fotovoltaico. Il solare termico è sempre stato un po' il fratello minore sfigato del fotovoltaico, in realtà noi ci abbiamo sempre creduto e lo consideriamo comunque una cosa molto interessante. E poi ci sono gruppi auto-organizzati, comitati, eccetera, eccetera, e gruppi più o meno strutturati, e campagne intere che abbiamo fatto in parte noi, altre associazioni anche qua in zona, campagne di gruppi d'acquisto coordinati di carattere provinciale. Adesso vi spiego un po' come funziona, quali sono i passi, cosa fa chi coordina questo progetto. Intanto la prima cosa che si fa è capire se c'è un interesse, quindi un'assemblea di aderenti, come potrebbe essere un'assemblea come questa sera, in cui si capisce quante persone sono interessate ad un gruppo d'acquisto che io chiamo solare, insomma, ma vale anche per qualsiasi tipo di per comodità, insomma, perché poi l'acronimo è sempre GAS, quindi è come solidale, ma più semplice, però può essere un gruppo d'acquisto di qualsiasi altra cosa, anche di caldaie, di quello che insomma, si decide di poter fare. Si trovano i primi aderenti, si fa un'analisi delle tecnologie, dei bisogni, ma viene fuori che in realtà il gruppo d'acquisto che dobbiamo fare è per le stufe a pellet, per dire, proprio qua il solare non ce ne frega niente, siamo in una valle, non è il caso di Sant'Orso, ma siamo in una valle ombreggiata, scura, sole non ce n'è, a noi non interessa, che non so, le pompe di calore oppure le stufe a pellet. Si decide qual è la tecnologia che interessa al territorio più sensato, che sia naturalmente dentro la logica del PAES, dentro la logica dell'efficienza energetica, dentro la logica di andare a migliorare quello che è la performance ambientale del territorio. Sulla base di quella esigenza si va a redigere un capitolato di gara. Questa è la parte più tecnica, ne qualcuno di tecnico che lo fa, e che dice: noi vogliamo, parliamo di stufe a pelle, beh, devono essere così, così, così. Si individueranno delle categorie probabilmente più o meno che sono più o meno ampie, che non sono molto particolarizzate, che vanno incontro a tutte le esigenze di tutte, perché se siamo in 50 e vogliamo 50 stufe diverse non esiste un gruppo d'acquisto che tenga da questo punto di vista, perché se io devo fare come artigiano 50 modifiche diverse non posso avere l'economia di scala per farti lo sconto al massimo, oppure se ci sarà sarà molto piccolo, insomma. Quindi, come dire, il gruppo d'acquisto cerca di avere, di concentrarsi su quei prodotti che siano il più che vadano incontro alle esigenze della maggior parte delle persone, di solito, ecco. Poi ci sono vari aggiustamenti. E su quei prodotti bisogna definire le specifiche tecniche minime, che cosa vogliamo, che tipo di servizi ci vogliamo insieme a quel prodotto. Per esempio, insomma, ai tempi del fotovoltaico ci mettiamo
volevamo che ci fosse la manutenzione garantita per 5 anni gratuita, volevamo che ci fosse un certo tipo di performance rispetto alle temperature, volevamo che ci fosse un certo tipo di garanzia di prodotto, volevamo una serie di questioni, e c'erano una serie di dettagli tecnici che tagliavano fuori magari un po' le porcherie, le cose peggiori, insomma. E anche scremavano con una serie di trucchi le aziende meno solide per quanto riguarda gli installatori, insomma, chi non era in grado di darti una serie di servizi perché magari non era sufficiente strutturato e non ti dava garanzia di esserci un domani. Non mi nascondo, visto che tanto ormai le cose si sanno, è che sul mercato fotovoltaico, per esempio, è un mercato che ha visto anche sacco di sfighe poi alla fine, perché abbiamo comprato, per esempio, in un caso ha vinto un'azienda nella bassa padovana, ha vinto un'azienda che vendeva pannelli solari fatti proprio nella bassa padovana, una grossa azienda che poi ha chiuso, come quasi tutte le aziende che facevano fotovoltaico purtroppo in Veneto. A distanza di 3 anni quei pannelli si stanno sfaldando. Allora, va bene, può succedere, magari una partita fatta male, ok? 5-6 famiglie che ci chiamano con la squadra di energia, stiamo cercando di risolvere il problema. Ma il problema è che quell'azienda non c'è più. Di solito quando falliscono le aziende, un'altra azienda si fa carico della precedente, della garanzia. Se io ti compro i tuoi pannelli, io mi faccio carico anche della garanzia dei pannelli che hai prodotto tu e hai venduto tu, ok? Quindi se non ti chiami più Federico, ti chiami Davide, e tu che avevi i pannelli di Federico vieni da Davide e mi faccio carico dei suoi problemi. In questo caso chiuso e basta. Quindi insomma, in quel caso lì è problematico, la gente se li deve ricomprare i pannelli, insomma. Quindi ci sono, però ecco, sempre, adesso vedrete, la scelta viene fatta dai cittadini. Il capitolato comunque serve per quantomeno per, non può prevedere tutto, però comunque cerca di scremare, per esempio quel tipo di pannelli lì, se ci fossero ancora al magazzino, noi sappiamo che uno sa bene il mercato, conosce un po' la situazione, li mette che quelli non li vogliamo, perché c'è una serie di questioni, oppure certe aziende che lavora male, lo sai, metti delle cose nel capitolato in maniera tale da tagliare fuori un po' delle possibili truffe o dei possibili concorrenti poco seri. Poi si fa un insieme di nominativi del territorio, di installatori della provincia di solito, e si mette sempre qualcuno che è fuori provincia, sempre, per buona pratica, perché se sono tutti installatori locali, cioè tipo molti dicono facciamolo con i 3 elettricisti di Sant'Orso, bellissimo. Tempo, mezz'ora, gli elettricisti di Sant'Orso si telefonano, facciamo 2000 euro al kilowatt, a posto, tu 2000, a posto, benissimo, ciao gruppo d'acquisto, ciao. Funziona così. Cioè, non so, magari è stato un mondo particolare, ma tutti i posti in cui abbiamo provato a fare questa cosa qui è cartello immediato. Quindi, cioè, benissimo che tutti, benissimo se vince uno di locale, magari poi si vedete c'è modo di favorirli, eccetera, però c'è sempre anche invitato qualcuno di fuori che spariglia le carte, per cui la competizione è vera. Arrivano le offerte vengono vagliate e messe in una graduatoria secondo dei criteri, e qui entra in gioco la parte, si crea una commissione tra i partecipanti, di cui c'è una parte dell'amministrazione comunale, la parte della regia di chi gestisce, se è l'associazione o cioè, chi gestisce il gruppo d'acquisto, e una parte di possibili acquirenti, quindi interessati, ok, fanno una commissione e insieme si decide quali sono i criteri. Per esempio, quanti punti diamo al fatto che l'installatore sia del comune di Sant'Orso? Quanti punti vogliamo dare se magari l'installatore è, non so, una cooperativa sociale che impiega persone svantaggiate? Quanti punti vogliamo dare se il prodotto è italiano o non è italiano? Quanti punti vogliamo dare se questo, eccetera? E via, così. Si crea una griglia con dei punteggi. Si applica quella griglia di punteggi alle offerte che sono arrivate, ne esce una graduatoria, un'indicativa graduatoria. Con quella graduatoria si va in plenaria con tutti i partecipanti e i partecipanti decidono qual è l'offerta che vince. Di solito si fanno vincere un'offerta e un'offerta di riserva, ok? A quel punto lì si telefonano le aziende, avresti vinto tu, confermi? Confermo con queste caratteristiche, benissimo. Serata pubblica, plenaria, in cui questa azienda si presenta, perché la classifica veniva sempre fatta. Questo metodo che sto raccontando è il metodo che abbiamo fatto noi, quindi conosco questo e vi racconto questo. La classifica è sempre fatta cieca, cioè non ci sono i nomi delle aziende, quindi è un nome, azienda 1, 2, 3, 4, 5, 6.
l'azienda a quel punto lì si presenta ed è, si viene a sapere chi è questa azienda, si presenta, presenta la sua storia, il prodotto eccetera, discute termini di contratto, dettagli, ma io ho questo problema, ma si parla con i cittadini e a quel punto si conferma, ok, e l'azienda firma, diciamo, un impegno simbolico con i cittadini dicendo benissimo, questa è la mia offerta, la controfirmo, questo è il mio modello di contratto, lo controfirmo, ok, e a quel punto lì chi del gruppo d'acquisto a quel punto sa che prodotto, a che prezzo, quali sono le modalità eccetera, sono ancora convinto, solo a quel momento lì do il mio, come dire, assenso formale a far parte del mio, del gruppo d'acquisto, quindi confermo la mia interesse. Allora passiamo nominativo e telefono o email all'azienda che con assai nominativi di gente che ha confermato l'adesione va a fare i sopralluoghi gratuiti nelle case. Anche qui comunque non sono obbligato, finché non firmo un contratto non sono obbligato a niente, okay? Quindi l'azienda a quel punto lì fa i sopralluoghi, fa le offerte, i preventivi in base a, all'offerta complessiva che ha fatto, quindi l'offerta generale. Noi di solito lavoravamo su scenari di lavoro, cioè si aderiscono, se alla fine fai 10 impianti fammi un prezzo che vada bene, se alla fine facciamo 10 impianti fammi un prezzo che vada bene, se alla fine facciamo 30 impianti fammi un prezzo, se va bene, se alla fine facciamo 80 impianti, no? Quindi scenari con contistiche progressive. Perché questo? Perché l'azienda così non deve farti un prezzo, un prezzaccio, e poi magari si rischia di trovare che sei in tre e ha fatto l'impianto e perde soldi, insomma non sta in piedi la cosa. Ma anche perché così, se si gira la parola, c'è l'incentivo che tutti quanti passino parola, perché più siamo, più risparmiamo. Quindi più impianti si fanno, più si risparmia, e risparmia anche il primo. Cioè perché poi lo sconto si applica a tutti quanti. Questo è un po' il modello che abbiamo fino adesso messo in campo, che è abbastanza funzionato. E si monitora quindi quanti contratti vengono fatti, mano a mano che si passa di scaglione, tipo al 31esimo contratto, se lo scaglione è a 30, si avvisa tutti quanti, oh, festa, abbiamo fatto 31 contratti, quindi c'è un ulteriore sconto del, non so, di 50 euro a kilowatt per tutti quanti, eccetera. E su questo, insomma, questa è la base, poi si possono far aggiungere altre varianti, tante, insomma, interessanti, e qualche, ne so, cioè, magari, oppure che si può dire che, ne so, al 50esimo contratto l'azienda regala un piccolo impianto gratis all'amministrazione comunale sull'asilo, cioè ci si può inventare qualcosa d'accordo con che sia congruo con il reddito di impresa normalmente dell'azienda, ecco. Ne abbiamo fatti tanti di così, e alcuni sono stati bene, altri sono stati male, sono tanti le caratteristiche da tenere in considerazione, anche il territorio, eccetera. Naturalmente, ecco, diciamo, nella fase dopo il passaggio dei nominativi, di solito si tiene una finestra concordata con l'azienda in cui si tiene aperta l'offerta, tipo un mese, due mesi, in cui due mesi chi vuole si aggrega al gruppo d'acquisto. Alcuni dicono, ma il lavoro che ho fatto noi, adesso arrivano questi e stanno la pappa pronta. In realtà, siccome più gente c'è, più si risparmia, tutti sono contenti, di solito che si aggreghino comunque persone. Prego. Una domanda, Davide, normalmente ci sono limiti geografici al gruppo d'acquisto o come funziona? Allora il gruppo d'acquisto di solito si fa su base comprensoriale dei comuni vicini, o un comune o comuni vicini, non, cioè non su mezza provincia, per capire, tendenzialmente non tanto su mezza provincia, perché appunto se vince un'azienda locale potrebbe avere potrebbero incidere un po' i costi di trasporto, chiaramente se io vado, cioè, se io devo incontrare Reco Arlo, incontrare la Vita Vicentina, insomma, cioè, evidentemente c'è un costo di trasporto diverso, insomma. E da un lato, dall'altro c'è chi, non so, cioè, c'è un costo per questo progetto, l'amministrazione sostiene questo costo, magari delle volte non ha piacere che ne fruiscano anche i comuni del comune di fianco, che magari non ha fatto mai niente, sono pure brutti e puzzoni, non ci credono, mi prendono anche in giro che facciamo questi percorsi partecipati, però poi i loro cittadini vengono a approfittare del servizio che facciamo noi. Cose che succedono effettivamente vere, insomma. Però di solito con questo meccanismo, che più siamo meglio è, questa cosa si stempera, perché comunque se viene il cittadino da fuori comune in realtà fa mucho, no? E quindi anche i cittadini del posto fanno più risparmio ancora, quindi ci guadagnano ancora di più, quindi alla fine ci sono queste sinergie anche da questo punto di vista. Però sono decisioni che prende il gruppo alla fine, questo, insieme all'amministrazione. Perché alcune esperienze sono andate male? Per tanti motivi. Allora, diciamo, per esempio in alcuni casi perché gruppi troppo grossi, tipo 150-200 famiglie, cioè l'azienda pensa di trovarsi davanti a 50 famiglie e trova 200 famiglie, no?
che poi 200 magari lo fanno in 20, però deve fare 200 sopralluoghi, ci mette settimane, va in casino, non arrivano i preventivi, fa il sopralluogo, il preventivo arriva dopo un mese, la gente nel frattempo aveva cambiato idea, si dimentica, cioè logistiche, no? Quindi problemi logistici. Oppure troppo piccoli, alla fine già vi ascolta tre persone che ci avevo fatto uno sconto, ma vabbè, ma tu mi avevi detto che erano di più, cioè allora problemi di quel tipo lì, rogne, eccetera. Oppure oppure proprio poca propensione a fare le cose, tipo ad esempio ci sono varia moltissime giorni d'Italia se funzionano o non funzionano queste cose qua. Il posto dove funziona meglio è il Veneto, però anche nel Veneto c'è un posto che funziona di più e posti dove funziona di meno. Sono i casi in cui il gruppo di acquisto in cui c'avevi 10 famiglie e 9 ha fatto l'impianto, casi di 100 famiglie e ha fatto l'impianto in 20, con 20% di realizzazione. Quanti più sopralluoghi inutili fai, tanto più lungo e farraginosa la questione. Tanto più che in alcuni casi avevamo messo delle soglie di sbarramento, tipo ad esempio metti 50 euro di caparra, se poi fai l'impianto o se ti ritiri per motivi giustificati, che guarda, non so, non si può fare, mi ha dovuto fare il sopralluogo col tetto masso, non lo faccio perché altrimenti devo spendere 50.000 euro del tetto. Vabbè, insomma, legittimo, prendi 50 euro indietro. Oppure, ah no, ho cambiato idea, mi compro un motorino, vabbè, però perdi 50 euro. Tipo, situazioni di questo tipo qui per cercare di scremare, diciamo, quelli che lo fanno super sport, ecco. Non perché non vada bene, perché magari poi uno fa, si fa fare il sopralluogo, fa un po' di analisi energetica, magari oggi non fa niente, lo fa due anni, lo fa, cioè non è che non vada bene, è che in quel contesto lì rischi che renda più, appesantisca il lavoro degli altri che sono un po' più motivati, più chiari, anche se poi delle volte magari quelli che sembrano più motivati non lo fanno, poi arriva uno che si è messo così e poi alla fine quello che fa veramente alla fine, tra l'altro, insomma un po' di tutto, ecco. Però questo tipo di problematiche qui, insomma, ecco. Molto legate alle persone. Quali tecnologie sono adatte al gruppo d'acquisto e quali no? Allora, per esempio, una volta abbiamo provato a fare un gruppo d'acquisto molti anni fa sulle finestre e ci siamo resi conto che le finestre non possono essere oggetto del gruppo d'acquisto. Perché? Perché alla fine quella volta venivamo fuori con una specie, quello che ottenevamo dopo tutto un lavoro di analisi del mercato, eccetera, eccetera, fu una, erano 10 famiglie, fu un libretto di suggerimenti su come comportarsi, dove, quali finestre comprare e quali no, insomma, per non farsi fregare, quello fu l'esito del percorso che facemmo. Ma ci rendiamo conto che le finestre non possono essere oggetto di gruppo d'acquisto perché? Perché al di là delle caratteristiche tecniche, prestazionali, di efficienza, che uno può, lì hai finestre più o meno efficienti, decidi più o meno il range che vuoi stare, in cui vuoi stare, quali sono le finestre che più o meno vanno bene a tutti, per non spendere roba magari troppo cara o troppo di poco valore, stai su una media, medio alta, e quello è il problema. Ma io ce le ho fuori scala, le mie non sono standard, io le voglio di legno, io le voglio PVC, io le voglio PVC ma colorate, ma legno fuori, io le voglio classiche, io le voglio moderne, cioè non c'è uno di noi che abbia queste finestre. Per l'azienda dice, ragazzi, è possibile fare un acquisto così, cioè devo farti un prezzo, per ogni, avrei, cioè, ogni famiglia fa un preventivo diverso, quindi che gruppo d'acquisto è? Non è così il fotovoltaico. Il fotovoltaico è più o meno standard, la tecnologia definisce un po' di parametri, è molto più semplice standardizzato. Per le pompe di calore, noi abbiamo fatto un gruppo d'acquisto, pompe di calore, scalda acqua, pompe di calore, ci piacerebbe farlo con le pompe di calore complessive per la casa, che sono molto interessanti. Per le caldaie non l'abbiamo ancora mai fatto, però sarebbe tutto sommato abbastanza semplice, se si limita a un range di caldaie piccoline, insomma sono quelle più o meno le principali sul mercato, quella della condensazione. I boiler appunto li abbiamo fatti sostituiti con il scaldacqua a pompa di calore, oppure il cambio di condizionatore, con il condizionatore, magari c'è un condizionatore vecchio di 5-6 anni, posso comprare uno con la pompa di calore che è molto più efficiente. Prodotti più o meno standard, insomma, qui si può trovare un prodotto, una fascia di prodotto che nella quale ricada l'80% delle persone che sono interessate al gruppo d'acquisto. Okay? Ci sarà sempre la persona che vuole il top di gamma, il più figo dei condizionatori a pompa di calore che costa 4.000 euro. In riunione, quando sarà l'offerta a 4.000 euro, l'unico che alzerà la mano è lui, e evidentemente poi se non gli interessa, gli altri non lo vorranno, e quindi probabilmente non fa per lui il gruppo d'acquisto, perché magari poi il prodotto che viene scelto dalla maggioranza delle persone non è quello che interessa. Lui vuole fare solo super, super cose, super top, che ci sta, ok,
quasi mai lasciate al gruppo d'acquisto. Il gruppo d'acquisto di solito si posiziona in un prodotto medio-alto, mai il top di gamma, perché comunque è costosissimo, cioè perché non è sempre per le tasche di tutti, insomma. Però anche lì sono casi e casi. Produzione di energia, appunto, cioè quindi sono, uno dice, quali tecnologie affrontiamo? Quelle che consumano di più? Allora, cosa consuma di più casa mia? Casa mia, in Nord Italia, la spesa principale, parte la suocera, la spesa principale è, se ce l'avete in casa, è la riscaldare la casa. E riscaldare la casa che costa dai 1.100-1.200 euro di metano, ai 2.000 euro mediamente se avete una casa di 100 metri quadri di gasolio, oppure ai 500 euro di pellet o niente se avete il bosco dietro a casa. Però è il costo principale, diciamo, della casa mediamente, anzi per la verità no, il secondo costo, il costo principale è la macchina, ma il secondo costo per la famiglia è il riscaldamento. Oppure mi concentro, quindi parto, oppure grandi consumatori di energia elettrica, appunto i boiler, chi c'è l'elettrico è la cosa che consuma più corrente elettrica in casa, il condizionatore d'aria consuma tanta corrente elettrica, oppure il frigorifero, frigorifero lavatrice che bene o male consumano quei 400-500 kWh all'anno, anche di più, insomma. E, insomma, ci sono varie scelte da fare, insomma, di solito si concentra su, cioè è difficile fare un gruppo d'acquisto che faccia solo lampadine, perché pure avrebbe senso, avrebbe molto senso, però dice, per fare numeri sostanziali per avere sconti su lampadine devi andare su migliaia di lampadine per poter avere uno sconto, insomma. E poi dice, vabbè, comunque lampadine a casa mia spenderò 100 euro l'anno di corrente elettrica per la luce, no? Quindi magari vale la pena o non vale la pena. E, ma magari se faccio un gruppo d'acquisto di alcune cose e lampadine, magari sì, si può fare, no? Oppure, che non so, mi concentro sulla produzione di energia, quindi faccio sul solare, sul fotovoltaico, oppure sul pompa di calore, appunto. Oppure mi sposto sulle biomasse, tipo faccio un gruppo d'acquisto su, molto interessante, potrebbe essere in questa zona, su, abbiamo tanti noi in casa, hanno vecchie stufe che buttano fuori l'ira di Dio, cioè consumano, cioè, un sacco di PM10, stufe più vecchie di 10 anni, 7 anni, 8 anni, che sono poco efficienti. Facciamo un gruppo d'acquisto di stufe efficienti, magari con sistemi di filtri catalizzati, perché magari diminuiscono anche la contaminazione atmosferica senza dover rinunciare, per esempio, ad utilizzare le biomasse. Oppure facciamo un gruppo d'acquisto in cui invece di avere il padello, c'ho il camino che ho in casa, molti di noi hanno il camino in casa, si fanno le salsicette, chi di voi, chi non è vegetariano, si fa le salsicette una volta all'anno, due volte all'anno, tre volte all'anno con gli amici, e poi fa di bellezza, scoprendo due ciocche a Natale, bellissimo. Quel camino ha una resa energetica del 15%, cioè l'85% del calore va nella canna fumaria, ok? Spreco totale. E un camino con cattivo tiraggio può arrivare ad emettere 500 metri cubi, microgrammi di particolato per metro cubo, ok? Contro, a fronte di 10-15 microgrammi, che è una caldaia a metano, quindi tanto, ok? Mediamente emette 150-200, ok? Se io prendo quel camino e lo trasformo con un inserto in un camino chiuso, a pelle, tua legna, ho una resa dell'80%, 85%, mi diventa magari il cuore, mi sostituisce la mia caldaia a metano o a gasolio, ok? Ho comunque sempre il camino e ho delle emissioni che sono paragonabili a quelle, diciamo, più o meno il doppio di quelle di una caldaietta di metano, insomma. Quindi ho fatto una cosa utile in qualche maniera, no? E ho fatto una cosa intelligente, ho speso 3.000 euro, 2-3.000 euro e ho cambiato il sistema di riscaldamento di casa mia, trasformo una stufa, trasformo una termocaldaia, qualcosa. Questo è un'ipotesi. O magari, appunto, come dicevo, abbiamo fatto anche qualcosa questo sul pellet, molti che usano il pellet, compriamo il pellet. Cioè questo, ognuno poi decide, ogni gruppo decide cosa vuol fare. Io posso lì anche bici e motorini elettrici, poi ci torno, perché la mobilità si dimentica sempre, ma in realtà è, oltre ad essere un problema molto difficile, è uno dei temi dei grattacapi dei PAES, è anche in realtà uno spazio dove se tu azzecchi la mossa giusta vai comunque a incidere, come dicevo prima, nella più grossa delle spese della famiglia, che è la macchina, che è la spostamento. Spostarsi è quello che costa di più in assoluto. A volte altre cose che si possono, in gruppo d'acquisto si possono considerare, sono i finanziamenti, cioè insieme, se siamo 50 famiglie, magari andiamo dalla banca locale e dice, ma ci fai un finanziamento specifico a un prezzo praticamente buono,
La banca mi risponderà: sì, tu apri conto corrente. Se non apri conto corrente, niente finanziamento. Sicuramente vi dirà questa cosa. Però insomma, detto questo, magari si vuole anche aprire conto corrente. Magari abbiamo già il conto corrente della banca locale, no? Cioè, perché no? Soprattutto in paese, se sono due o tre filiali della banca, storicamente molte famiglie hanno già magari il conto corrente nella banca del paese, insomma, quindi. Oppure abbiamo fatto gruppi d'acquisto con un po' numerosi, con accordi con le associazioni, con le assicurazioni contro la grandine, contro eventi eccezionali per i pannelli fotovoltaici, per i solari, per esempio, quindi con una spesa molto più bassa di quello che era mediamente la spesa che veniva chiesta in generale. Quindi, secondo... Sì. Nomi di banche non si possono fare, brutto? Allora, noi abbiamo sempre lavorato con oltre che con Banca Etica, abbiamo sempre lavorato con le casse di credito cooperativo, insomma, quindi con credito cooperativo. Per vari motivi, insomma, che immagino vi saranno noti, che sono banche non armate, ciò che non conta, partiamo da Banca Etica, eccetera. Devo dire la verità che una cosa è avere la banca sotto casa, una cosa è avere la banca online, chiaramente io ho un conto corrente online, vado bene. Però insomma sono anche abito a Padova, se è Banca Etica a Padova è facile essere iscritti, cioè se concorrentisti e soci di Banca Etica a Padova. Magari a Sant'Orso è un po' meno facile, ma insomma se sia un po', sia un po', sia un po'. C'è la filiale a Vicenza, potrebbe essere un'opzione anche quella, insomma, loro hanno già dei prodotti da questo punto di vista molto, molto, molto affinati e lavorano molto con questo tipo di realtà. Però ecco, ripeto, insomma, è importante anche sviluppare l'economia nel territorio, magari chi è del territorio, la banca del territorio, magari se è un'opzione interessante, insomma, ecco. Quindi, fino a qua abbiamo visto cosa posso fare io seduto al tavolo, cosa posso fare allargando, diventando gruppo, ok? Adesso chiudiamo ragionando di comunità, cioè cosa posso fare a livello di comunità, azioni un po' più larghe, di comunità sempre legate al paese. Naturalmente interrompetemi se avete domande, curiosità, interrompetemi, perché ho quasi finito l'intervento, ma stanno verso la fine, non avete fatto ancora nessuna domanda. Che vuol dire che o ho detto cose poco interessanti, o non avete capito di quello che ho detto, perché non so se vi siete accorti, ma io parlo un po' veloce, e oppure tre, sono stato molto esaustivo. Spero non dobbiate... Sono molto educati. Oppure siete molto timidi, oppure molto sonnati. No, spero che non dobbiate sbobinare, non credo, perché è un po' un problema quando dovete sbobinare cose che dico io, perché ho una velocità di discussione un po' lunga, ecco. La comunità. Che cosa è di comunità? Per esempio, è di comunità la mobilità. Interventi di mobilità sostenibile, che cosa si può fare? Allora, per esempio, se io ho un comune, io non conosco, è la prima volta che vengo a Sant'Orso, quindi non conosco il comune di Sant'Orso, però se io ho un comune in cui ho tipicamente una statale, una provinciale, una direttrice di traffico in cui si muove la maggior parte delle persone, ok, avrò tipicamente un flusso di macchine in uscita la mattina, un flusso di macchine in entrata la sera, ok, di gente che va a lavorare prevalentemente nel più grosso centro vicino, che può essere Schio, Vicenza, o Tiena, però immagino la maggior parte di voi lavorerà, o molti di Sant'Orso lavoreranno in questi centri, ok? E quindi un flusso di persone, che chi lavora al comune, chi lavora in fabbrica, chi lavora all'ospedale, chi lavora di qua, chi lavora di là, poi ci si divide in città, però il tragitto Sant'Orso-Vicenza è quello per moltissime persone, eppure le macchine partono con una persona dentro. Perché io parto alle 7:15, lui parte alle 7:25, l'altro parte prima a portare il figlio, cioè ognuno di noi ha le sue esigenze. Qual è il risultato a Sant'Orso come in tutto il mondo? Che girano decine di migliaia di macchine con una persona dentro. Però noi, se tu la guardi come una macchina con una persona dentro, è uno spreco. Se tu la guardi in potenzialità, è una macchina, sono quattro posti liberi che fanno chilometri. Come? Qualcuno si è posto il problema di come faccio io a riempire i quattro posti liberi? Allora, una parte di questi quattro posti liberi non sono riempibili, cioè gente che comunque sta bene da sola e vuole stare da sola, ok? Una parte sono riempibili, ok? Perché è gente che magari gli farebbe anche comodo che invece di spendere 10 euro andare a tornare da Vicenza, se dicono 10 euro, 5 euro, ok? Spende uno, perché magari siamo in 5, facciamo un euro a testa e quindi insomma alla fine del mese mi cambia la vita, no?
o anche perché voglio fare due chiacchiere, o anche perché no, ma conosco gente, insomma, per una serie di motivi anche molto poco veniali, insomma, non c'è solo il soldo, ecco. Allora ci sono un paio di... Se esiste questa realtà, no, quindi sono alcune direttrici di movimento specifiche. Se il comune, o chi per lui, promuove e aggruppa le persone e cerca di modo di, fa in modo di mettere insieme la domanda utilizzando una tecnologia che poi vedremo qual è, e se ci si coordina con i servizi di trasporto pubblico locale, ok, poi vedremo come, potrebbe avere senso pensare ad un lavoro di carpooling promosso dal comune. Allora, per esempio, sono due casi che vi porto qui. Uno è molto conosciuto, che è BlaBlaCar, che è un fenomeno internazionale. Che come funziona? Funziona, cioè io vado nel sito, ho l'applicazione sul cellulare, cioè metto Sant'Orso, Vicenza, vedo chi offre passaggi da Sant'Orso a Vicenza, per dire, ok, e vedo quanto costa. Il sito automaticamente costa, ti dice quanto costa, no? Mi è capitato di usarlo una volta per andare da Roma a Padova, insomma sui lunghi percorsi funziona moltissimo, è molto conveniente. 35 euro Padova a Roma. Conveniente. La persona che è venuta si è fatto 4 persone, 5 persone, ha preso pienamente il costo del viaggio e praticamente ha fatto il viaggio gratis. Se prende solo 2-3 persone, comunque ha un contributo in più. Ti metti d'accordo su dove ti trovi, dove ti lascia, fine. Paghi direttamente al conducente oppure puoi pagare anche al sito. Mi immagino che ci possa coordinare anche con BlaBlaCar e dire: guarda, benissimo, cioè, vedo che tizio va tutti i giorni da Sant'Orso a Vicenza, ok, e questa settimana mi prenoto e pago una piccola parte, 1,50 euro, benissimo, 1,50 euro per 5, cioè ci si può organizzare magari contraffacendo con BlaBlaCar. Interfacciandoci col trasporto pubblico, perché per esempio in Francia, mi ricordo un servizio che ho visto recentemente su Rai 3, quello di Presa Diretta, le ferrovie statali francesi, hanno fatto un accordo a Rennes o a Cannes, insomma in Normandia, dove c'è uno spazio in stazione dove si parcheggiano quelli di BlaBlaCar. Perché cosa dicono? Io oltre una certa ora non do servizio nei paesini della zona, che arrivano e finiscono i treni. Benissimo, dove non arrivo io, arriva il privato. Allora, ci può essere che io arrivo, no? L'ultimo treno arrivo a Rennes, devo arrivare nel paesino, magari contattamente BlaBlaCar, l'ultimo pezzo lo faccio integrato con BlaBlaCar, perché c'è qualcuno che magari la zia ti viene a prendere il treno, ti porta al paesino, io non c'ho nessuno che viene a prendere, però scopro che c'è un passaggio e mi carichi su e dividiamo le spese, ok? Ci può essere sinergia, così come la mattina io magari lavoro in comune a Vicenza e lui lavora all'ospedale, lei lavora in zona industriale, benissimo, non andiamo, però fino a Vicenza Nord magari fino in stazione possiamo arrivare insieme, no? Ok, quindi allora a quel punto lì poi mi lasci giù in un posto dove tu e tu, ok, abbiamo dei mezzi per arrivare alle nostre destinazioni finali. L'ultimo pezzo lo facciamo con il trasporto pubblico, ma il pezzo iniziale lo facciamo con carpooling, per esempio. Un altro sistema interessante, molto invece tutto italiano, che insomma vivacchia, non ha preso una grande piede, però ha degli aspetti interessanti che potrebbe essere approfondito e può essere adattato alla realtà locale, è Yungo. È stato applicato a Rimini e a Trento, che funziona invece su un sistema diverso. Tu hai delle tesserine di riconoscimento e così ci sono anche le macchine, ok? Ti metti nelle fermate degli autobus lungo la statale o lungo una specifica direttrice, cioè una strada sola, ok? Si sceglie quali sono le strade, ok? E io ho fuori questo tesserino e chi passa in nella zona che vedo che c'ha il tesserino, ok? Mi vede, si ferma e mi prende su, ok? Mi prende su, io mi vedo, siamo riconoscibili, c'è un codice, un altro codice, volendo posso mandare sms per centrale per vedere se è una persona affidabile, ma comunque sono registrato, verificato, ok? E so che il costo è 10 euro al chilometro, 10 centesimi al chilometro, scusate, e 10 centesimi al chilometro, e so che se facciamo 20 km da qui a, e ti devo dare 2 euro, e questo è il costo, cioè non c'è neanche discussione sul prezzo, è quello lì, è fissato, no? È un altro sistema, comunque ha funzionato abbastanza bene, mi pare sulla Trento Rovereto, beh, pare che fosse quello la destinazione. Da valutare sicuramente. Invece, a livello, l'altra cosa che si deve fare è ragionare sulla mobilità elettrica.
Perché dico elettrica? Perché certo, la bici è la cosa più semplice, è la bicicletta. Io sono giro in bicicletta, però come sapete Padova e Vicenza sono piane, piatte. Sant'Orso mi pare che sia un pochino meno piana di quello che non sia Padova, ecco. E che da un lato va benissimo per i giovani, che restano giovani, ma anche vecchietto magari qualche fatica la fa, insomma, ecco. Allora, la cosa si risolve con la bici elettrica, la bici, la pedalata assistita, che sostanzialmente trasforma le salite in pianura, ok? Bici elettriche fanno 60-70 km di autonomia di sotto, mediamente con la batteria, si ricaricano in poche ore. Andare al lavoro in bicicletta, okay, un paio di volte a settimana, che vuol dire magari tutta settimana d'estate e una volta ogni 15 giorni d'inverno, insomma in media due volte a settimana nell'anno, ok? Per chi percorre circa 10 km, tra 5 e 10 km indicativamente andare e tornare, ad andare e tornare, ok? Quindi in totale sono i 20 km al giorno, corri, perché più di 10 km oggettivamente è un po' problematico in bicicletta, ok? E corrisponde più o meno a un risparmio di circa 300 euro l'anno, ok? No, interessante, perché in un anno e mezzo mi compro la bicicletta, una bella bicicletta. E in più risparmio sulla palestra, in più insomma, faccio del bene, bene per l'ambiente, e sto meglio, il dottore è contento e tutta una serie di altri aspetti interessanti. E vi segnalo da questo punto di vista una cosa interessante: noi abbiamo provato a fare anche un gruppo d'acquisto con le biciclette, devo dire che non è andata benissimo, perché abbiamo scelto una tecnologia, alcuni insomma tantissimi modelli, abbiamo preso 2-3 modelli e su quelli abbiamo concentrato chi vuole, però abbiamo puntato a modelli molto buoni, molto di qualità, e non è passato bene il messaggio, quindi non è andato molto bene. Così come anche il motorino elettrico per chi fa un po' più di 10 km. Invece, quindi la bicicletta è un po' meno un'opzione praticabile. Il motorino elettrico è anche una cosa molto interessante, non costa molto di più del motorino normale, e però è sostanzialmente non consuma benzina, quindi da questo punto di vista il motorino elettrico è anche molto interessante, a maggior ragione se io ho il fotovoltaico sul tetto, quindi ho la corrente elettrica mia, ecco. Vi faccio notare questa tecnologia qua che è molto interessante. E apro, visto che non ho tempo, apro una piccola parentesi. Questa si chiama Copenhagen Wheel, la ruota di Copenaghen. Pensavo, perché avevo letto che era la città di Copenaghen che l'aveva incaricato al MIT di Boston, cioè il Massachusetts Institute of Technology. Stasera non ci siamo con l'inglese. In realtà poi la storia è un po' diversa. In realtà è un ingegnere italiano che lavorava all'MIT della Ducati, che ha presentato questa cosa in occasione della conferenza delle parti di Copenaghen alcuni anni fa, e che poi la cosa ha preso una questione di marketing il nome di Copenaghen, ma in realtà Copenaghen non c'entra tantissimo. Qual è la caratteristica di questa ruota, che non è l'unica, perché poi nel frattempo sono passati anni e ci sono altri competitors che hanno fatto cose anche molto più economiche, è che io non devo comprarmi la bicicletta. Se c'è una bella bici, con me tradizione vicentina, sicuramente molti di voi hanno delle buone bici, questa terra di ciclisti e comunque di gente che scolina, tutti a casa abbiamo una bici, spesso anche magari carina, ecco. Se c'è una bici, perché mi devo comprare un'altra bici elettrica? Io compro solo la ruota la metto nella mia bici attuale, ok, e ho dentro qui tutto quello che mi serve, cioè un motore elettrico, a pedalata assistita, che mi può dare niente assistenza, media assistenza, molta assistenza, tutta elettrica, ok? Secondo di quanto la uso, ho la più o meno consumo. Quanto costa? Costa 480 euro. E tra l'altro finanziabile, avendo quella finanziaria, quindi a rate, eccetera. Perché è interessante e ve la segnalo? Perché primo, se cambio bicicletta, cambio la ruota, oppure posso avere la stessa ruota di più biciclette. Ok, questo è interessante. La bici la city bike o la bici da corsa. Secondo, perché adesso in Italia non è ancora arrivato, ma in altri paesi sì, arriverà ad aprile, mi hanno detto, la versione con il GPS. Quindi questa cosa qui col cellulare io ho non solo tutti i chilometri percorsi, la velocità, eccetera, eccetera, ma so dove la mia, accendo e cambio le velocità dal cellulare, quindi è come cambiasse le marce, quindi più aiuto, meno aiuto, cioè dal cellulare,
ma soprattutto c'ho l'antifurto, perché siccome c'è il GPS dentro, ok, se qualcuno, sono in negozio, panificio, compro il pane, qualcuno mi prende la bici dalla porteria, mi suona il cellulare, ho attenzione che la bici si sta muovendo, ok? Così come posso bloccarlo, con un bottone blocco e non gira più la ruota, ok? C'è una serie di cose interessanti che la tecnologia ti fa andare avanti. Come funziona? Com'è che funziona l'accelerare? Perché qui c'è un motore, questo è bloccato, no? E la ruota gira intorno al fatto che qui c'è il motore. No, ma come lo gestisce? Come comandi, come va? Come lo comandi? Qui c'è il cellulare. Col cellulare. Il cellulare. Oppure qui c'è un bottone, 1, 2, 3, ok? E la sera si ricarica con le frenate. No, ma quando. Allora, quindi se devi cambiare marcia. Col cellulare, se cambi marcia che non è il cellulare, freni, premi e vai, ok? Cioè, hai due, tre, non hai il filetto che cambi marcia sul. Okay. Okay. Quindi o super tecnologico o mano, o dito, ok? Quindi non c'è una via di mezzo. Sono in corsa, no, bisogna pedalare comunque. Sì, no, beh, oddio, bisogna pedalare. Se tu metti tutta assistenza elettrica, pedali per modo di dire, anche in salita. Cioè, io ho l'esperienza che ho di bici elettrica e quella del bike sharing che c'è a Padova. Ogni 10 bici, ogni 8 bici ce n'è una elettrica. Io intanto la prendo, mi capita di usarla. Cioè, se metti quella, se la trovi la mattina che è carica, metti quella tipo a massima assistenza, cioè, dai la pedalata arrivi in stazione. Ovviamente, cioè. Quello dopo fa gamba. E dentro c'è tutto il pacchetto di batterie, c'è anche appunto il wifi e il GPS. Non è l'unico, ci sono altre concorrenze, sono cose simili, insomma, che uno potrebbe dire, ma facciamo un piccolo acquisto, mettiamo in concorrenza, c'è anche roba da 100 euro, da 80 euro, che si trova cioè, solo il mozzo per fare la ruota attorno, magari con 150 euro te la carichi. Questo però diciamo, è venduto da Ducati, c'è una garanzia, è finanziata col credito a consumo, te la paghi un po' barata, insomma, cioè, ha delle cose in più, diciamo, ecco, che dovendo andare sul gruppo acquisto starei un po' più tranquillo. Una parola anche sull'auto elettrica. Ci sono stati tentativi di gruppi acquisto anche sull'auto elettrica. Diciamo, l'auto elettrica sconta il fatto che l'Italia ha una pessima fama e il governo fa veramente di tutto per evitare che tu te la compri, ok? L'Italia è l'unico paese al mondo che ha una politica, non ha nessuna politica per l'auto elettrica, anzi è una politica nei fatti contro l'auto elettrica. Dipende da un'importante fabbrica automobilistica italiana basata a Torino, che non è più basata a Torino, che non ha mai scommesso sull'auto elettrica e che ha di fatto boicottato l'auto elettrica. Della quale non possiamo fare i nomi, e non è neanche più italiana. E quando conviene l'auto elettrica? L'auto elettrica, parlando di modelli base, dai 20-25.000 euro, insomma una media, tipo le correnti di una Polo elettrica, sono. La Toyota fa delle macchine sui costi conto. La Yaris, attorno tra i 20. No, io parlo di auto elettrica. La ibride, no. La Yaris, no, infatti non è la Yaris, è un'altra. No, un'altra. La Nissan Leaf, bravo. Comunque la Nissan Leaf, non la Zoe. Bene, mi vedo sul pezzo, sono contento. Allora, quando conviene? Quando devo comprare una macchina? Cioè, se io devo pagare 200 euro al mese di rata della macchina per una macchina a benzina, o devo pagarne 400 o 350 per una macchina elettrica, ho un costo maggiore di acquisto, ok? Che però posso diluire in più anni, invece di pagarle in 5 anni, la pago in 8 anni, sono più 200 euro al mese, ok? E quindi ho costi comparabili. È evidente che se devo comprare una macchina elettrica nuova, ok, e da casa c'è una macchina di 5 anni a benzina che posso usare quella, la comparazione non resta, cioè da una parte c'ho già la macchina, dall'altra me la devo comprare, quindi economicamente non parto svantaggiato, ecco. Se devo comprarmi la seconda macchina, ok, faccio questo ragionamento qui, perché magari in famiglia siamo in due, lavoriamo, facciamo lavori diversi, abbiamo bisogno di due macchine, non c'è modo di muovere, non c'è soluzione, ok, compro due macchine. Bene, allora in questo caso è una soluzione interessante. Usarla come unica macchina è un problema perché la volta che mi serve di andare a Verona o devo fare più di 150 km o trovo un posto che c'è la colonnina e mi fermo a metà strada oppure no. Il modello di uso della macchina elettrica in Italia, okay, è quello dell'uso per le cose di tutti i giorni, cioè
pochissimi di noi fanno più di 140 km al giorno, ok? Cioè, tra porto la bambina a scuola, vado all'ospedale, faccio la spesa, vado a lavorare, torno a casa, fine, vado a trovare mia nonna, basta, cioè, non faccio 150 km al giorno. E l'autonomia è quella delle macchine. Torno a casa, metto in garage, la carico, la mattina dopo faccio la stessa storia. Punto. Oppure, se ho fortuna, parto, vado al lavoro, la metto su un carico anche al lavoro, se voglio. Cioè, la tengo in carica anche al lavoro, cioè. Questo è il modello che ha senso, ok? E ha senso se faccio almeno 8-10.000 km, perché allora lì sì ho un guadagno in termini di mancata spesa di benzina che mi giustifica, no? L'extra costo che ha la macchina elettrica, ok? Calcolate che poi io ho dei sgravi fiscali rispetto all'assicurazione e al bollo, quindi non pago il bollo, l'assicurazione è un po' più, costa meno, eccetera. E quindi la uso per meno 100 km e se ho la possibilità di ricaricarla a casa. Se io abito in un condominio e non ho il garage e la macchina parcheggi strada, l'auto elettrica non è un'opzione per me. Cioè, o tiro una prolunga per strada di 20 metri, ok, che poi prima o dopo i vicini si arrabbiano, ok, oppure non è per me. Oppure al datore di lavoro, al posto di lavoro, la posso caricare tutti i giorni al posto di lavoro, se no, oppure non è per me come opzione, insomma, da questo punto di vista. Vale anche per il motorino, insomma. Però in quegli altri casi io vi invito a farci un ragionamento molto serio, perché potreste scoprire che con una macchina elettrica, se avete queste caratteristiche, vi risparmiate, vi tenete in tasca attorno ai 2.000 euro all'anno, ok? Tra i 1.500 e i 2.000 euro all'anno di risparmio, di mancati costi vivi. Se non avete queste caratteristiche, pensateci bene bene prima di comprarla. Ultima cosa, e cominciare la moglie. Beh, però è silenziosa, ha tante cose belle, eh? Scusa Davide, però quello che sappiamo noi dei lavori che stiamo facendo con Price & Skill, abbiamo discusso di questo, una delle problematiche è che iniettori, come si chiama? La pompa dove si carica non è univoca. Ogni marca ha la sua, per cui adesso siamo bloccati sulle centraline. Perché sembra che trovino una soluzione, ma le centraline hanno degli attacchi molto diversi dall'altro. A me risulta che le macchine che ti vendono possono essere caricate a casa. Sì, no, a casa, d'accordo, ma se ti devi caricarla fuori, o se ti trovi, sì, noi però, si voleva fare a casa, pubblica. Sì, certo. No, ma pubblica no, ma no, perché pubblica? No, nel senso che se ti trovi che devi caricarla in stazione da qualche parte, come succede in qualsiasi città al mondo. Va bene, ok. Questo è un altro problema, però diciamo, se io ho, facciamo un esempio, è un pezzo, è un cavo, no? Da un lato c'ho l'attacco pompa della macchina, dall'altro c'ho l'attacco muro. L'attacco muro è uguale dappertutto, ok? Se io ho il cavo di alimentazione dentro in macchina con me, se arrivo nel garage di casa mia, lo attacco al garage di casa mia. Se arrivo nel garage di casa tua, lo attacco sempre alla spina di casa tua. E quindi che sia una Nissan, una Honda o altro, avrò un diverso attacco, ma sempre una spina avrò. Se è, da quello che capisco io, compatibile con la rete 220 volte che abbiamo in casa. E da quello che so io, questo è. Cioè, non è che sono macchine vendite. Ti fanno però nelle... quasi tutte, se le vuoi fare la carica a casa, vengono e devono farti una parte apposta, non è una presa di casa normale, perché deve avere una serie di fusibili, okay, perché anche gli amperaggi sono maggiori, eccetera. Quando se tu la vuoi portare, adesso io non sono un tecnico, però quello, siccome ho provato una Zoe, sì, e per cui mi interessava, è una macchina secondo me molto molto bella, eccetera. Però se la devi caricare in tempi normali, accettabili, nelle 6-8 ore diciamo della notte, devi modificare un attimo la tua presa del garage, cioè avere una presa dedicata. Livello di intervento. Ecco, quindi... Va bene, questa è una cosa che non sapevo e mi fa piacere che me lo dicessi. Lo stesso per la più performante che è la Tesla, che lì, cioè, Tesla hai tutto... Tesla nell'80.000 euro, esatto, per cioè, penso, ti penso danno che sia l'ultimo dei problemi. Se ti puoi permettere una Tesla, penso che quello sia l'ultimo dei problemi. Tesla anche la spina, nel senso, e vengono a casa a farti l'impianto. Certo. Va bene, sicuramente. Il problema, no, io la questione delle centraline. Io un po' mi scaldo perché vedo
non che si è sbagliato avere una centralina che per chi la macchina elettrica si, gratis si carica la corrente elettrica, va bene, non è un problema la volta che ti serve, è che è strano che tu arrivi che non hai, cioè se è illuso quello che è questo qui, è strano che tu arrivi da una vera corrente elettrica in paese, insomma. Però magari che se sei di Sant'Orso sei a un chilometro da casa, due chilometri da casa, perché devi voler caricare qui, vabbè, magari. Il problema è che io vedo in tutti i soldi spesi dal ministero e dalle regioni in colonnine deserte, ok, uno spreco pazzesco. Nell'immaginario delle persone l'idea della macchina elettrica è la colonnina pubblica, no? Quando è la colonnina serve solo per viaggi che siano superiori alla capacità della macchina, cioè quindi viaggi superiori, viaggi lunghi sostanzialmente, ok? Quindi ha dato un'immagine sbagliata dell'uso del modello dell'uso della macchina elettrica rispetto a quello che è lo standard italiano. Però sì, e mi domando anche se non ci sia una regia dietro questa cosa qui, insomma, ecco. Però insomma, la idea delle buone intenzioni specifiche di ciascuno, insomma, ecco. Come? No, è vero che si vede, cioè è visibile, sì, è certo. Visibile, cioè da un messaggio fa pubblicità. Infatti io vedo sempre vuota e dico guarda che puttanata. Io ogni volta che passo davanti guarda questa. Ce n'è un paio. E dico guarda questa, no, non prende mai nessuno. E penso, che spreco di soldi, no? E penso, è una fregatura sta macchina. E penso, tutto è rinnovabile, sono fregato. E penso, governo ladra. No, questo sono io che penso, no? Ma faccio l'uomo della strada che pensa questo. No, l'ultima cosa che faccio come esempio, che ho portato di buon esempio, che a me interessa, che mi piace come buon esempio, e torniamo a bombe, con questo chiudiamo. Diciamo come si fa molta fatica a coinvolgere le persone a fare qualcosa, perché gli strumenti per attivare la cittadinanza vale un paio sono molto pochi, appunto sono gruppi d'acquisto e poco altro. E c'è questa cosa che si chiama Ecopunti, che è stata inventata da un'agenzia di comunicazione ambientale, che è attiva per adesso intanto nel Veneto orientale, un gruppo di comuni del Veneto orientale, intorno a Porto Gruaro, quella zona lì, e che sostanzialmente funziona così: se tu fai un'azione tra quelle previste dal PAES, cambi la caldaia oppure cambi le finestre, fai delle cose, no, che vanno nella direzione del PAES, che poi possono entrare nella contabilità del PAES, o anche se fai delle cose genericamente virtuose per la comunità, fai un tot di raccolte, porti a smaltimento nella ricicleria questa cosa piuttosto che l'olio esausto, che ogni comunità decide cosa, okay? Anche fai volontariato, se devi provare il limite, possiamo dire. Ti do dei ecopunti, guadagni degli ecopunti. Allora, c'è una macchinetta che mi stampa un cartoncino, 10 ecopunti, 5 ecopunti. Gli ecopunti mi danno sconti, ma mi danno sconti dove? Nei negozi in centro paese. Cioè, per tenere vivo il piccolo negozio, il piccolo commercio locale, faccio in modo che ci mettano d'accordo questi negozi del paese e fanno dei piccoli sconti in base a 50 centesimi, 10 centesimi, 2 centesimi, quello che è. Su cosa si basa lo sconto? Su base del fatto che comunque io come commerciante scommetto che questa cosa mi porta più gente dentro, e più gente dentro c'è più volume d'affari e quindi mi va bene, funziona un po' come gruppo di acquisto, no? Invece di darmi 10 persone mi entrano 20, anche se invece di guadagnare 10 guadagno 9, però comunque alla fine guadagno di più a fine giornata, no? Dove ci funziona, dove si trova un minimo di massa critica di negozi interessanti, la cosa può essere buona, perché porta la gente a fare acquisti locali, crea economia locale, crea un circuito virtuoso per cui si invogliate a fare azioni positive e rimane sul territorio. Questo è il sito di Ecopunti, dove si svolge. I commercianti vengono rimborsati? No, il commerciante fa lo sconto, lo fa il commerciante, lo mette il commerciante. Ma non è il comune che finanzia la cosa? Potrebbe essere, dipende, cioè, allora, si può fare anche questa cosa? Beh, penso che i commercianti siano praticamente munifici a Porto Gruaro. Commercianti sono commercianti, Quindi, con tutto rispetto, il commerciante presente in sala, con tutto rispetto, i presenti esclusi. Però, insomma, il commerciante è una categoria, insomma, che tendenzialmente giustamente deve fare il suo lavoro, sì, e quello di guadagnare. Però sì, aumenta il volume, aumentando il fatturato ci sta che tu possa fare un piccolo sconto, insomma, ecco. Però non è escluso che legandolo al PAES si possa fare qualcosa di diverso, perché se io, per dire, non so, facciamo un gruppo d'acquisto, facciamo una
una, sì, un gruppo acquisto per sostituire le caldaie a gasolio con camionetti a pellet, che per tirare sto piace. Bene, facciamo 20 insieme, questa cosa genera un, li mettiamo insieme con una ESCO, Energy Service Companies, questa cosa genera tot certificati bianchi. I tempi tecnici sono almeno un anno e mezzo, comincia ad arrivare dei soldi. Quei soldi lì li posso girare attraverso l'ESCO ai commercianti, ok, che fanno gli sconti a quelle persone lì. Volendo si può fare questa cosa attraverso gli ecopunti. Tu hai fatto, chiuso la caldaia da 200 kW, ti do 200 ecopunti, tu hai chiuso uno a 100, ti do 100 ecopunti, ok, e ti giro quei soldi in qualche maniera. Il circuito è lungo, perché ora che faccio, dimostro che tu hai fatto le mie carte emissioni, metti insieme, faccio il certificato, la richiesta, il credito, prendo il certificato, lo metto, lo vendo alla borsa certificati bianchi, prendo i soldi, li giro, faccio il giro, passa almeno un anno e mezzo. Però insomma, detto questo, insomma, sì, però l'escape non scade mai, cioè l'escape è sempre escape, quindi insomma, se ci sono, sono promessi, se poi arrivano, arrivano, insomma, questa, la cosa importante è questa qui. Bene, io mi fermo qui, insomma, ecco, quindi spazio alle vostre domande. E...